Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi è il grande giorno, oggi è la finale del torneo Novi, siamo contro il Comart, squadra molto tosta e tra l'altro conosco anche qualcuno, sono state vecchie conoscenze nel passato, anche dell'Etrusca. Dici un po' di questa squadra, ti. Eh sì, tra l'altro nel Comart c'è un rivale storico di Fabio Di Mauro, per i più fedeli, per i più affezionati al canale lo conosceranno sicuramente, Samuele Panzetta. È sempre stata una sfida, seppur colleghi in campo. Oggi sarà ancora più difficile perché siamo contro coloro che detengono il titolo di questo torneo Novi. Non sarà facile, inutile a dirlo, però abbiamo un Fabio in forma, capocannoniere del torneo. E chissà se riuscirà a portarsi a casa questo titolo. Speriamo, oggi è decisivo, vediamo. E allora andiamo a sentire anche le considerazioni di Fre in vista di questa finale. Sì, sicuramente è una bella finale oggi, il livello fra le due squadre secondo me è abbastanza equilibrato. Ci arrivate con un percorso anche un po' travagliato, non siete partiti benissimo, siete arrivati terzi nel girone, però poi alla fine secondo me avete dimostrato anche con la grinta e con cattiveria di meritare questo posto in finale, non pensi? Sì, siamo partiti un po' a rilento, più che altro la prima partita. È stata una partita molto tosta con l'Antomas che alla fine sono arrivati terzi. Siamo partiti un po' più a rilento, nel girone abbiamo una persa, l'altra pareggiata, poi abbiamo trovato il nostro ritmo. Abbiamo trovato le misure, adesso siamo una squadra bella rodata in forma. Devo dire che è stato difficilissimo comunque raggiungere questa finale, i quarti vinti ai rigori, una semifinale che sembrava ormai persa allo scadere del primo tempo, poi dopo ribaltata da chi se non il mago Abrakalaya. Vieni, ecco qui l'MVP. Come ho detto anche nel video scorso, i gol non si contano, si pesano, e Abrakalaya ne sa qualcosa. Ne so qualcosa, sì, sono stati due gol importanti, come dicevo anche la scorsa volta, grazie ai miei compagni che mi hanno aiutato, mi hanno fatto trovare nella posizione giusta, magari ho giocato il pallone giusto, siamo riusciti a portarla a casa, che era quello l'importante. Oggi è una partita anche questa qua molto difficile, ho vinto il torneo con i ragazzi l'anno scorso, l'anno precedente ero con loro, quindi col Comart li conosco, ci chiamavamo Ittica Rosolina ma i componenti erano gli stessi. Magari potrebbe essere un'arma a favore conoscendoli, non lo so, in ogni caso a dopo e speriamo di vincere questa partita ragazzi. Cioè, come speriamo? Io di solito conosco un Abrakalaya che dice li spacchiamo, oggi li sfondiamo, cos'è speriamo? No, cioè io... cos'è? Allora il mio pensiero è quello, il problema è che davanti alla fotocamera poi mi sfottono, visto che mi conoscono, sto tranquillo. Dopo fuori parli dopo. Bisogna sempre parlare dopo per non fare le figure di merda. È vero, insegna, è lungimirante Abrakalaya. Cosa ne pensi di questa considerazione di Nick, Fabio? Sì, sono completamente d'accordo, bella tattica. Una domanda a Fre, volevi giocarla alla finale? In realtà a me sta bene così. Comunque sono felice di vedere questa partita non da giocatore in campo. Ho molte meno pressioni. Chiaramente si sarebbe piaciuto giocare questa finale. Peccato, magari il prossimo anno ci rincontreremo e magari avremo la meglio noi. Secondo me ti conviene cambiare squadra. Se avessi giocato con voi, come ho detto anche con te, non è detto che saremmo arrivati in finale, anche perché Pitt sta facendo un torneo strepitoso. Quindi anzi, veramente se avessi giocato io con voi non saremmo neanche arrivati in questo punto. Allora ragazzi, detto questo, andiamo negli spogliatoi, vediamo anche cosa pensano, quali sono le impressioni dei miei compagni di squadra e siamo carichi. Andiamo a vincere questa finale, Nick. Beh, Guardiola. Clima da finale. Eccolo qui, uno dei 2006 candidati al premio MVP. Ci abbiamo il capocannoniere, chissà. Abbiamo tutti noi. Miglior portiere, potenzialmente. Perché, bro? Ti dà fastidio? Oggi Nick è da stringere i denti come ieri. Ultimo sforzo, poi ti riposi 15 giorni. Loro non hanno né un ultimo di riferimento, secondo me. No, quindi no. Se tu stai fisso solo, prende. Cioè, ovvio che se recuperiamo poi possiamo fare. Infatti la scorsa sera mi ha difeso tutti bene, siamo andati bene. Dai raga, andiamo a vincerla. La concentrazione anche da parte di Fabio Di Mauro, che con premura svolge il suo stretching. Come si è messo fisicamente oggi, Fa? Dai, devo un po' stretchare che... No, sta bene. Mi raccomando, cioè ho fatto un discorso generale a tutti. Pensiamo più a difendere che ad attaccare. L'obiettivo è non prenderle, non prendere tre gol e poi iniziare a giocare come abbiamo fatto ieri. Spendi una parola in più se vedi qualcuno in difficoltà. Abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti, Loro sono bravini ma non sono dei campioni, cioè sono alla portata secondo il mio punto di vista. 10 minuti e basta. Al calcio d'inizio. Dai Yannick. Allora eccoci finalmente in fase di telecronaca per raccontarvi quello che sarà quest'ultimo episodio del torneo Novi. È il momento della verità, è il momento della finale. Comart vs FDM Team. Una partita difficilissima, pensate un po', il Comart è detentore del titolo di questo torneo da ben 3 anni. Qualora riuscisse a vincere quest'oggi riuscirebbe ad ottenerlo per il quarto anno consecutivo. Un vero e proprio Guinness World Record. Mai riuscito a nessun'altra formazione nell'arco di questo torneo. Ma oggi c'è contro un FDM Team galvanizzata dal successo ai calci di rigore ai quarti, ma soprattutto galvanizzata dalla vittoria in semifinale per 4-3 con un Abrakalaya super che ha trascinato il proprio team a questa finale, la prima nella storia dell'FDM Team. Oggi d'altronde contro si troveranno anche Fabio Di Mauro e Samuele Panzetta, i due fecero faville ai tempi dell'Etrusca, ma quest'oggi sono rivali in campo e vedremo quale sarà il verdetto di quest'ultimo. Intanto il 5-3-2 capitani Campi e Fabio Di Mauro, da una parte praticamente una squadra di calcio 11, dall'altra invece una di Futsal.
sicuramente oggi il campo è più a favore dei giocatori del Comart. Molti militano in eccellenza in promozione, una sfida che sarà veramente accesa, a tratti proibitiva, ma conosciamo la qualità di questa squadra, conosciamo la qualità dell'FDM Team, di Rena Gerlesco, la vera e propria star della sua squadra, un Avracalaia ritrovato nell'ultimo match, un Fabio Di Mauro acciaccato ma che sta dando tutto se stesso per portare a casa il primo trionfo marchiato FDM Team. E poi l'allenatore inquadrato proprio ora, Beppe Gamberini, sicuramente l'arma in più di questa squadra, un vero e proprio gestore, un ragazzo che riesce a dare tanto. Intanto, scusate il gioco di parole, vediamo la foto di gruppo per ricordare l'impresa dell'FDM Team che agguanta la sua prima finale. Fare la foto Diego Rizzioli, il bomber dell'Etrusca, per i più fedeli se lo ricorderanno, la famosa PDR, che non è una bestemmia, bensì l'acronimo Panzetta Di Mauro Rizzioli. Intanto è tutto pronto con Rena Gerlesco che si dispone in campo per battere il calcio d'inizio di questo incontro. La palla è a favore proprio dell'FDM Team e ora si aspetta solamente il fischio del direttore di gara, quando manca ormai pochissimo a questa prima finale per l'FDM Team, che inizia ora con Renat che scarica il pallone all'indietro per Ivan Pozzi, da questi a Fabio Di Mauro che prova ad avanzare a larga destra dove trova Orlando, davanti a sé a Punzetti, prova ad andare Orlando, poi ci ripensa, torna indietro con l'assistenza di Pozzi, si propone Fabio, Pozzi lo vede, va proprio dal 77 che dialoga col 21, il rischio, poi Fabio riesce a ammortizzare molto bene questo pallone, a giocarlo direzione Pozzi, ancora il 77 che prova ad avanzare, Fabio Di Mauro sempre elegante con la suola da giocatore di futsal, va da Ivan Pozzi, da questi a Orlando col tacco a propiziare l'inserimento di Renat, non ci arriva l'11, rimessa in gioco in favore del Comart. Dunque Vanzini che allarga proprio per Pavinato, da questi a Perinelli che cerca Vanzini, giocatore che gioca al Masitorello. E ora la palla dentro per Punzetti che per poco non riesce a deviare in porta. Ora Orlando prova ad avanzare, il contromovimento di Fabio Di Mauro, si propone anche Rena Gerlesco, preferisce giocare da dietro, giocare con la difesa. E ora proprio Pozzi che va da Fabio Di Mauro che cerca di accentrarsi, ottimo il passaggio direzionato a Rena Gerlesco che punta Pavinato, ancora Gerlesco dentro per Orlando, la palla è deviata, facile preda di Campi che fa ripartire ora Vanzini, ottimo il ripiegamento difensivo da parte di Fabio Di Mauro che chiude in maniera monumentale, ma dalla parte opposta siamo già con Gerlesco contro Pavinato, lo punta in uno contro uno, lo salta Gerlesco e poi ottimo lavoro di Punzetti, il ripiegamento difensivo, riparte ora Vanzini, la ruleta, gran numero da parte dell'11 che prova a fare tutto da solo e lo fa bene, ora il destro deviato da parte di Ivan Pozzi, ottimo ancora Ivan Pozzi, da questo Orlando di prima per Gerlesco che si allaccia con Punzetti, il direttore di gara fischia il fallo, la concentrazione da parte del 21 che sembra intenzionato a voler calciare in porta, pronto ad andare Orlando, invece scarica per Pozzi che va al destro, la palla sibila il pallo e si perde sul fondo, ma c'è stata anche una deviazione, ottimo qui lo squillo da parte dell'FDM Team che è andata vicino alla rete del 1-0. Pronto ad andare il 77, cerca Gerlesco, ancora Fabio che punta tutta la difesa, poi scarica per l'11 che cerca una soluzione, sempre la grazia del giocatore serbo. Ora Pozzi va dentro a Fabio che va sul destro, Fabio Di Mauro! Ottimo lo squillo! E ora Vanzini scarica all'indietro per Punzetti, da questi a Perinelli, ottimo il lavoro del numero 3 che sguscia via, ancora Perinelli, allarga per Vanzini! La parata di Pit Baroni che gli dice di no, ma non è finita, ancora Punzetti che va da Russo, il destro deviato da Fabio Di Mauro. E ora si è chiusa a riccio la difesa della squadra dei neri che ha rischiato tantissimo per Perinelli, che prova a giocare dentro per Samuele Panzetta, Calaia si va a riprendere il pallone, può ripartire Nick Abracalaia, ancora Nick cerca di difendere la palla, Russo gliela sottrae, poi può ripartire il numero 13 Samuele Panzetta, attenzione a Panzetta, Guido De Rosa si frappone e dice nuovamente di no al numero 13, ma adesso attenzione a Russo che gioca la palla dentro per Panzetta, devia ma non c'entra allo specchio della porta, era comunque stato contenuto sufficientemente da Guido De Rosa. E ora Gerlesco vuole la palla in testa, Calaia, lo vede Gerlesco che va proprio dal 10, attenzione Abracalaia, si gira, mette il fisico contro Fregnani, Abracalaia fino in fondo, gioca la palla di ritorno per Renat, però non ci arriva l'11, e ora rimessa in gioco a favore di Orlando, il 21, che gioca dentro per Gerlesco, domestica la sfera, ancora il giocatore
classe 2006 che in questo caso perde la sfera. Ottima la partita di Russo che poi va a rilanciare Panzetta, Pit Baroni, ottimo il lavoro da parte del 12 che poi supera anche la metà campo, Pit in due tempi campi, e poi Fregnani ammortizza di testa proprio per il portiere del suo team, ma ottimo il lavoro qui di sia di Guido De Rosa che ruba un altro pallone a Samuel Panzetta, sia di Pit Baroni. Intanto ancora campi così e così, se la cava, e ora può ripartire Guido De Rosa che allarga a sinistra dove c'è proprio Fabio Di Mauro che poi decide di collaborare con Abracalaia. Vuole l'avanzamento Fabio, ottimo il passaggio per lui, Fabio cerca lo spunto, Russo in fase difensiva riesce a conquistare un altro pallone, tanta roba Russo che poi va dentro da Panzetta, ma ancora una volta Guido De Rosa monumentale. E ancora 0-0, una partita equilibratissima sia stando alle occasioni concesse da ambo le parti. E ora intanto Guerella cerca il tunnel, Fabio ancora dice di qui non si passa e si porta a casa anche la rimessa in gioco, uno dei peggiori in campo da parte del Comart Guerella. E adesso può ripartire l'FDM Team con Guido De Rosa che cerca il tiro smorzato, riesce a conquistare la sfera campi che poi va lunghissimo a cercare il numero 8 che va al destro, vicinissimo alla rete dell'1-0, in questo caso Pavinato. Calaia cerca dalla parte opposta Gerlesco, davanti a sé a Pavinato, ottimo il numero di Gerlesco, poi Calaia riesce a sottrargli il pallone Vanzini che prova a sprintare, Vanzini, ottima la chiusura da parte di Ivan Pozzi. Calcio d'angolo, sul punto di battuta si presenta Punzetti che gioca la sfera al centro. E ora Vanzini, dentro Punzetti, attaccato da Fabio Di Mauro, Punzetti cerca di cavarsela con la collaborazione del solito Russo che va in verticale, direzione Pavinato che poi aggancia col petto e col sinistro, deposita in porta e porta in vantaggio i suoi, porta in vantaggio il Comart, è 1-0. Un Pit Baroni che forse avrebbe potuto fare qualcosina in più, così come tutta la difesa in generale. E adesso vediamo l'esultanza da parte del numero 8 che è riuscito a portare avanti in questa finale proprio il Comart. Intanto esce anche, peccato per come si è mossa la difesa in questo caso, una partita praticamente perfetta da parte di tutta la retroguardia. In questo caso però il sentore che si potesse fare qualcosa in più era evidente, intanto fallo di Russo ai danni di Fabio Di Mauro che si porta a casa un calcio di punizione. Deve reagire ora l'FDM Team perché c'è ancora tanto tempo da giocare. Abracalaia che guarda solo la palla per non distrarsi, pronto ad andare, Nica Bracalaia, campi con i piedi, riesce a deviare, ma attenzione che non è finita, Vanzini si allaccia con Pozzi, riesce a recuperare la sfera, Pit Baroni che va lunghissimo proprio da Bracalaia che si gira, Calaia, campi, la risposta è incredibile, poi ancora Calaia, si va a riprendere la palla, campi, mamma mia che parata e che partita di Nicolas Abracalaia che ora sta reagendo alla grande. Pallone giocato da Perinelli direzione a Bracalaia, finché possa battere questa rimessa, Calaia va dentro da Fabio Di Mauro, si gira, ottimo lo squillo anche da parte del 77, c'è stata anche una deviazione. Ivan Pozzi che cerca poi Fabio Di Mauro che gioca direzione Calaia che vuole la verticale, non ci riesce, intanto Fabio si sistema anche lo scarpino destro. Abracalaia vuole l'avanzamento di Fabio Di Mauro, Calaia cerca di andare proprio dal 77, l'anticipo di Vanzini che può ripartire, attenzione ancora Vanzini che cerca una soluzione, la trova in Querella, la verticale buona per Russo, il fallo qui di Ivan Pozzi, pronto ad andare Fregnani col destro ed è 2-0. Ancora una volta Fregnani su calcio di punizione, la specialità di casa e doppio vantaggio per il Comart. E ora diventa una montagna da scalare, peccato perché sicuramente un calcio di punizione bellissimo, ma ancora una volta forse la difesa non perfetta. E ora Russo può ripartire, ottima la sua partita del numero 16 che poi va al sinistro, rimpallato da Pozzi, rimessa in gioco in favore del Comart, ma Dolcetti dice che può bastare, finisce qui la prima frazione di gioco, il punteggio dice Comart 2 FDM 0, serve una scossa, serve una reazione per un FDM Team che sicuramente ha prodotto tanto ma non è riuscito a capitalizzare molto, un po' come è successo per le semifinali e i quarti. Speriamo che ci sarà un epilogo diverso in questo secondo tempo, andiamo a vedere come cambieranno le cose, andiamo a vedere come finirà questa finale.
Bentornati nella ripresa per seguire assieme questi ultimi 25 minuti di questa edizione del torneo Novi. È la finale, sul punto di battuta troviamo Pavinato che si accinge a battere la sfera all'indietro, lo fa ora giocandola per Russo, da questi a Querella. Vediamo se l'FDM Team avrà la forza psicologica per reagire. Querella va sul sinistro, lo sprint, il mancino, palla deviata, poi Fabio allontana, dentro per Abraclai, attenzione al contropiede, il 10 cerca la palla al centro, ottimo il ripiegamento difensivo proprio di Pavinato. Ora Gerlesco va lunghissimo a cercare Abraclai, il controllo infelice, capisce le intenzioni Russo che prova a sprintare, ancora Russo fino in fondo contro Abraclai, Russo poi si allacciano i due. Tutto ai limiti della regolarità, si può ripartire in questo 4 contro 4 con Orlando che cerca di far fuori Querella, si sposta la palla sul sinistro, Querella lo contiene e poi ancora Orlando se la va però a riprendere, dietro c'è il 77, Orlando preferisce gestire, poi allargare il gioco direzione a Bracalaia che pensa a destro, poi in buca dentro per Gerlesco, ottimo in protezione, va poi da Fabio Di Mauro, il mancino, pallone deviato, ora pronto a battere Gerlesco che va a scucchiaiare all'indietro per Orlando, arpione il pallone col tacco. Rischia un po', intanto alza il baricentro il Comart, Fabio Di Mauro sprinta via su Querella, ancora Fabio Di Mauro cerca lo spazio per il centro, Fabio Di Mauro si mette in proprio, ottimo il lavoro però da parte del numero 8 avversario a cercare di rimpallare il pallone. Ora Panzetta recupera la sfera, Fabio Calaia non riesce a ritendergliela, ma attenzione ancora Calaia, va ora da Fabio Di Mauro che in spaccata in acrobazia riesce a deviare in porta, ma Campi si supera nuovamente come si sono intesi qui il 10 e il 77, tanta sfortuna. Era Gerlesco il dialogo con Fabio Di Mauro, ancora l'11 il destro, Campi gli dice di no e poi Fregnani in un qualche modo gestisce il pallone, poi ha bisogno di assistenza, decide poi di andare lunghissimo, Orlando riesce a contenere gli attacchi avversari e ora il Comar si chiude tutto dietro, c'è tanto spazio e tanto tempo per ripartire con Abra Calaia che cerca lo spazio per il destro, Calaia, Campi devia e poi il fallo ai danni di Pavinato. Fabio Di Mauro che cerca una soluzione, cerca un movimento, scucchiaia dentro per Abra Calaia, attenzione Calaia in rovesciata, ancora la conduzione del maestro che scarica a sinistra per Orlando che cerca la verticale di ritorno per Pozzi, capisce tutto Fregnani che fa ripartire Vanzina, attenzione alla ripartenza del numero 11 che va al destro, pallone forse anche deviato da Gerlesco, non secondo il direttore di gara, ottimo però la partita di Vanzini che sta correndo a tutto campo e sta dando il suo contributo alla causa. Orlando che ora cerca una soluzione in contro, preferisce poi andare in profondità da De Rosa davanti a sé a Frignani, l'autore della rete del 2-0 che gli ruba il pallone solo per un istante, se lo va a riprendere poi De Rosa, dunque Gerlesco lo stop difettato, poi si lascia andare un po' troppo Punzetti, vediamo il direttore di gara che si avvicina e vedremo quale sarà la contromisura che adotterà. Fallo secondo il direttore di gara qui, ampiamente lasciato andare Punzetti. E ora Gerlesco gioca per Orlando, il pallone di ritorno per Gerlesco anticipato da Vanzini, avevano congegnato un sistema quasi prolifico i due, non è stato così però. E ora Orlando può ripartire, ancora il 21, a sinistra c'è De Rosa, Orlando preferisce fare tutto da solo e decide di suolare all'indietro per Pozzi, prova ad avanzare poi il 21, dunque Ivan Pozzi l'imbucata ancora per il 21, Campi con la faccia a dirgli nuovamente di no e poi Guido De Rosa cerca la verticale ancora per il 21, la Pit Baroni che ora sta osservando la propria squadra reagire, cercare di dare qualcosina in più, e ora Bracalaia dentro per Fabio Di Mauro non riesce a deviare come è successo contro l'Italia Faster dove in porta c'era il fratello Francesco Di Mauro, intanto il sinistro di Vanzini, la palla tocca all'esterno della rete, accennavamo poco fa di quante poche occasioni avesse concesso fino ad ora l'FDM Team, ora per poco non ne concede una che costa il 3-0, intanto riparte Perinelli, pallone rimesso in fallo laterale da parte di Ivan Pozzi il maestro. Antimo recupera la sfera, ma la recupera anche Calaia che va dentro a Gerlesco, la palla rimpallata, ma attenzione che non è finita, ancora Abra Calaia fino in fondo, cerca il numero Calaia, poi trattiene la palla un po' troppo secondo gli avversari, non secondo il direttore di gara che fa proseguire. Pozzi va a destra da Renan Gerlesco che prova le finte, ancora Gerlesco il destro rimpallato da Samuele Panzetta e ora rimessa in gioco. L'FDM Team sta cercando di concentrare tutte le energie per riaprire una partita che fino ad ora è chiusa. Di Mauro dentro per Pozzi, allarga a sinistra il gioco per Abra Calaia, duella con Russo, si rinnova il duello tra i due, Calaia dentro per Fabio Di Mauro che prova a girarsi, Fabio Di Mauro, poi la palla rimane lì, ancora il 77 a battagliare in mezzo al traffico, tutto regolare secondo il direttore di gara, riparte Perinelli che va da Fregnani, allarga il gioco a destra dove c'era Samuele Panzetta, ha spazio e tempo davanti a sé Ivan Pozzi, largo a destra c'è Gerlesco. Pozzi cerca l'imbucata per Abra Calaia che duella con Russo, Abra Calaia il contatto, calcio di rigore. Calcio di rigore secondo il direttore di gara. E
pronto ad andare Gerlesco. Con Calaia che si sincera della distanza, Campi a cercare di neutralizzare i tentativi del giocatore serbo classe 2006. Pronto ad andare Gerlesco! 2-1! Riapre il match! Chi se non l'MVP probabilmente di questo torneo? Renat Gerlesco! È 2-1 e c'è ancora tantissimo tempo da giocare. Bello il gesto comunque di Nick Abrakalaia che ha ceduto il penalty valevole il 2-1 al giocatore serbo classe 2006, che è davvero stato glaciale come suo solito. L'FDM Team è chiamata a dare ancora qualcosina in più. Lo sa Pozzi che prova il destro. Abrakalaia che ha fatto vedere grandi cose in semifinale. È stata un po' la rivelazione di questo Novi nell'ultima giornata. Non che non conoscessimo le sue doti, sicuramente indiscutibili. Ma ora osserviamo proprio Abrakalaia che prova a girarsi ancora col fisico. Abrakalaia il destro deviato da Querella. Calcio d'angolo. Ma ora è un FDM Team che si fa trovare presente. È solo 2-1 ma sta giocando una partita sontuosa la squadra di Fabio. E ora Orlando dentro per Gerlesco. Lo stop difettato. Gerlesco prova lo stesso il destro. Ancora Pozzi. Allarga il gioco per Fabio Di Mauro che punta Querella in 1-1. Il Comart è chiuso. Ancora Fabio viene chiuso per le vie centrali. Cerca lo stesso il centro. Il 77 che va al sinistro. Russo con la mano. Non secondo il direttore di gara che non ravvisa il tocco con il braccio da parte del numero 16 avversario. Un tocco evidentissimo. Ma in questo caso l'arbitro si dimostra ancora una volta non all'altezza di poter arbitrare una finale. E bisogna avere direttore di gara all'altezza della competizione. Ma intanto osserviamo Orlando che ci crede fino in fondo. Va al mancino. Poi allontana la difesa nella maniera più efficace possibile, se non quella più bella. E lo cede Abrakalaia che è pronto a battere questa rimessa. E va sempre dal compagno di squadra che gioca lì di dietro in porta. Ancora Calaia che va dal 21, che sfida in 1-1 Querella. Si sposta la palla sul sinistro. Orlando tocca il montante della porta dietro. Davvero peccato per quel rigore non concesso. Ma intanto seguiamo Vanzini che gioca la sfera all'indietro per Russo. L'attacca Fabio Di Mauro. Ancora Fabio Di Mauro che si va a riprendere il pallone. Poi la palla è uscita secondo il direttore di gara. Abrakalaia che ora si è messo là dietro a dare direttive. Dunque Orlando lascia scorrere per Gerlesco. Ricerca il centro Gerlesco. Campi col piede destro. Ancora una volta l'FDM Team. Che partita sta facendo. Che secondo tempo. Sicuramente due reti che hanno influito sul risultato. Che però non vanno sicuramente a destabilizzare quello che è stato l'andamento della squadra che ce l'ha messa tutta. Intanto vediamo Fabio che riesce a congegnare un'altra azione da panico col compagno Renat Gerlesco. Calcio di punizione con Abrakalaia che è pronto a battere. Due passi per lui in barriera Russo e Vanzini, disposti meticolosamente dal portiere del Masitorello Campi. Poi Calaia due passi, va al destro. Il tiro addosso alla schiena di Vanzini. Poi Gerlesco favorisce ancora una volta per Calaia. Da questi Orlando che prova a girarsi, attaccato da Fregnani. Il dialogo con Fabio Di Mauro, attaccato anche lui da Russo. Se la cava molto bene il 77 che va dall'11, che cerca di accentrarsi. Poi a sinistra c'è Calaia. L'11 va da Orlando che pensa al destro, deviato. Campi riesce a tenere il pallone vivo solo in un primo istante, non in un secondo. Sarà calcio d'angolo con Fabio Di Mauro che gioca la sfera per Orlando, che torna sempre dal 77. Buono il dialogo ancora tra Orlando e Fabio. Rena dentro per Fabio. Il fallo. Attenzione. Al limite. E qui Vanzini monumentale, perché Fabio sarebbe andato a calciare indisturbato in porta. E ora vediamo la segnalazione da parte del direttore di gara. Davvero peccato all'ennesima potenza. Intanto Pic Baroni a dire qualcosa ai suoi. Con Calaia che gioca dentro Orlando. Il tiro parato da Fregnani e poi il palo. Ma attenzione che non è finita. Adesso davvero assalto totale dell'FDM Team che meriterebbe il gol. Con Fabio Di Mauro che allarga a sinistra per Calaia. Attenzione, è finita. L'1-1. Calaia cerca lo spazio, non lo trova. Deve tornare con Gerlesco. Si chiude a riccio il Comart. Cerca ancora una volta di inventare Calaia. Palla a lato. Orlando si dispera perché avrebbe voluto il pallone per un ipotetico 1-2. Calaia si è messo in proprio, si sta mettendo in proprio in tutta la partita. Non una cattiva idea, però in certi casi forse dovrebbe collaborare di più. Intanto Campi va lunghissimo. Calaia ancora una volta in anticipo su Vanzini. Dice di qui non si passa, rimessa in gioco in favore del Comart. E sono errori che pesano tantissimo. Ora Querella che va da Vanzini, attaccato da Di Mauro. Ancora Vanzini, Fabio duella e riesce a riconquistare il pallone con la collaborazione di Gerlesco. Poi Vanzini da terra, si va a riprendere il pallone, rimessa in gioco in favore dell'FDM Team, con Vanzini che ora lascia la sfera là a terra. Ed ora calcio di punizione con Fabio che è pronto ad andare lunghissimo quando siamo già nell'extra time. Fabio a cercare Abrakalaia, Dolcetti fischietto in bocca, fischia tre volte e finisce così. Il Comart espugna il torneo Novi e vince la sua quarta edizione di fila. Un successo mai riuscito a nessuno, un Guinness World Record vero e proprio. Peccato perché l'FDM Team ha battagliato e avrebbe meritato probabilmente qualcosina in più, ma così non è stato.
così ha deciso anche il direttore di gara non fischiando il secondo rigore. Però sicuramente due squadre di valore assoluto avrebbero potuto vincere entrambi questo torneo. In questo caso è andata come è andata. Quello che importa è essere riusciti a portare in alto la bandiera ed essersi dimostrati all'altezza degli avversari. Intanto vediamo polemiche da parte di Abracalaia, che ha qualcosa da ridire agli avversari e anche al direttore di gara. Sicuramente ora animi caldi a seguito di una finale accesissima, però bella come non mai, una delle partite più belle, se non la più bella probabilmente di questo torneo, conclusa così. Passiamo alla premiazione del secondo classificato, FDM Team. Capocannoniere del torneo 9-2023, Fabio Di Mauro. Ovviamente un grosso applauso per il vincitore del capocannoniere e miglior giocatore del trofeo Novi 2023, Renat Gerdeleschi. Bravo Renat! Vorremmo dare un omaggio dei fiori alla mamma ovviamente di Roberto, quindi chiedo un grosso applauso perché è questo il motivo per cui facciamo il torneo. Per la terza volta in 3 anni di fila, vincitori del trofeo Novi 2023 sono... Allora ragazzi, eccoci nel post partita della finale del trofeo Novi. Purtroppo abbiamo perso col punteggio di 2-1, peccato perché, come dicevano in molti, il secondo tempo è stata quasi una partita a senso unico. Primo tempo abbiamo concesso un po', abbiamo pagato al netto le occasioni concesse, ci hanno punito soprattutto sul calcio di punizione. Dopo il doppio vantaggio è diventato difficile da recuperare, seppur abbiamo giocato un gran secondo tempo. Ma come l'ha vista Fabio e cosa ne pensa? Sì, sono d'accordo con te, abbiamo fatto una gran partita, purtroppo l'hanno vinta con gli episodi, sono stati più cinici, anche più fortunati, e niente, ovviamente fa male arrivare secondo, ma siamo soddisfatti comunque per il percorso che abbiamo fatto per questo secondo posto. E niente, sì, anche perché comunque abbiamo vinto anche dei soldi, vaffanculo, quindi sì, almeno arrivare secondi. Diciamo la buona consolazione, l'essere arrivati secondi anche sotto l'aspetto economico, certo, meglio arrivare primi, però 3 trofei li abbiamo portati a casa. Secondo me è stata comunque una bella partita a vederla fuori, poi come ho detto è stato un bel torneo perché c'erano almeno 4-5 squadre che effettivamente erano lì proprio come livello. E voi avete pagato anche un po' il campo che è andato a peggiorare in queste ultime giornate, siete stati sempre una squadra molto tecnica, meno fisica, e gli avversari secondo me oggi predominavano sotto quell'aspetto. Sicuramente il campo ha influito. Siamo una squadra molto tecnica, molto abituata anche al futsal, fa la differenza sia giocare in erba, poi se anche in queste condizioni è normale che peggiori la nostra prestazione. Adesso però andrei a sentire anche due degli ospiti di questa sera, Guido De Rosa e Pietro Baroni. C'è da dire che il primo ha disputato una partita operaia di quelle vere, ha lottato su ogni pallone, come si può non amare un giocatore così? Pietro Baroni d'altro canto si è confermato uno dei migliori portieri di questo torneo, oggi è stato sfortunato, peccato per la sconfitta, ma resta comunque il bellissimo ricordo di un torneo fatto con dei ragazzi magnifici e io ci tengo a ringraziarli tutti uno a uno per l'opportunità che ci hanno dato di rappresentarci in un torneo importante come quello Novi e per essere riusciti ad arrivare fino in finale. Poi si vince, si perde, ci è andata male, però io ci tenevo a ringraziare i ragazzi. Adesso introduciamo Guido De Rosa e Pietro Baroni. E allora eccoci anche con gli altri due ospiti, Pietro, Pit, per gli amici Baroni. Grande partita, grande torneo, secondo me se avessimo vinto saresti riuscito anche ad aggiudicarti il titolo di MVP, ha fatto tantissime parate campi il portiere avversario, siamo stati lì, come l'hai vista tu dal campo e secondo te c'è qualche rimpianto da parte nostra? Sì, di rimpianti ce ne sono perché è stata una partita a mio parere molto dominata, abbiamo subito veramente poco, soprattutto pochi tiri, sono infilati 2 gol, uno assolutamente di grande qualità, comunque la punizione è stata veramente un'ottima punizione, l'altro più di fortuna, sono stati 2 tiri più pericolosi e sono entrati proprio quei due, dalla nostra parte tanti tiri tra sfortuna e grandi parate da parte del portiere avversario purtroppo non ci hanno permesso la vittoria. Io sono contentissimo di tutto il torneo, di tutti i ragazzi, abbiamo meritato di arrivare in finale col sudore, non penso che abbiamo meritato di perdere, ma comunque ci può anche stare perché ovviamente abbiamo affrontato una squadra che è stata molto efficace, 3 anni di fila che vincono e anche questa volta sono riuscito a sfangarla. Adesso andrei a sentire anche Guido De Rosa, uno dei migliori in campo da parte dell'FDM Team, un giocatore che mi è piaciuto tantissimo sotto il punto di vista dell'approccio alla partita, ha dato tutto se stesso, ha corso su ogni pallone, ha satanato, è riuscito a contenere uno dei giocatori più pericolosi, Samuele Panzetta, in più riprese. Io farei un applauso proprio a Guido per il giocatore che è, ma per la persona e per il contributo che dà a tutta la squadra. Un applauso a Guido.
Detto questo, Guido, cosa ne pensi della partita? Secondo te avremmo potuto fare qualcosa in più? Stessa domanda più o meno che ho fatto a Pit, c'è qualche rimpianto? Dici la tua. Allora, innanzitutto grazie Antimo. Sì, è stata innanzitutto una bella partita. Il rimpianto ovviamente c'è, perché potevamo fare molto di più, solo che episodi un po' sfiga, diciamo che è andata come doveva andare, insomma. Forse magari anche da parte mia, grazie comunque per i complimenti, potevo anche dare di più in certe situazioni in cui magari ho sbagliato un paio di passaggi, dove anche quelle piccole cose fanno la differenza comunque in una partita. Ragazzi, vi ringraziamo quindi come sempre per aver visto questo video e questo torneo fino alla fine. Vi ricordiamo come sempre di lasciare mi piace, iscrivervi al canale, attivare la campanellina, come sempre fatevi sentire con il vostro supporto. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi, a breve novità.